Simone Izzo infortunata verissimo, cosa le è successo? Verissimo, Simone Izzo con un dolore alla gamba, cosa le è accaduto? A Verissimo ha fatto oggi in puntata il suo ingresso anche Simone Izzo, la quale inizialmente ha fatto preoccupare tutti. La regista infatti per scendere le scale ha chiesto l'aiuto del pubblico in quanto, come ha rivelato ai microfoni del talk di Canale 5, le si era rotto il ginocchio. Due donne del pubblico l'hanno quindi aiutata a scendere, e lo spavento è subito passato nel momento in cui ha salutato ironicamente sia Silvia Toffanin che Carmen Di Pietro, anche lei ospite a Verissimo. La Izzo ha poi regalato alla ex compagna di avventura il suo amato reggiseno che aveva lasciato all'interno della casa, mentre ha portato a Silvia dei cioccolatini. Simona, alzandosi in piedi per non dare le spalle al pubblico, ha quindi iniziato l'intervista parlando del presunto malore che aveva avuto durante l'ultima diretta del Grande Fratello VIP. A Verissimo ha comunque confermato che si era sentita veramente male, tanto che dietro le quinte del reality era intervenuto anche il pronto soccorso, che le disse che aveva ben 127 battiti al secondo, ai 140 battiti al secondo giunge l'infarto. Simone Izzo a Verissimo, chi è il suo preferito nella casa?. Simone Izzo a Verissimo ha inoltre rivelato che in seguito alla diretta è stata di nuovo male per ben un'ora e mezza, e il viaggio verso casa non è andato di certo meglio. L'autista della macchina con cui è tornata a casa era infatti un grande fan del suo ex Antonello Venditti, e per 8 ore Simone aveva dovuto ascoltare l'intera discografia del cantante e le continue domande da parte dell'autista. Infine, la Izzo ha anche parlato della sua esperienza all'interno del Grande Fratello VIP, a tal proposito ha svelato di essere rimasta un po' delusa in quanto era entrata nella casa con un progetto. Alla sua età si era infatti chiesta come potesse vedere i giovani che vi erano lì dentro, o come Toy Boys, o come i suoi figli. Aveva deciso di seguire la seconda opzione, anche se era stata poi attaccata duramente perché non era stata capita. Chi vincerà per lei il reality? Simona ha affermato che le piace molto Luca Onestini, il quale è stato molto male in seguito a ciò che gli ha fatto la sua ex fidanzata Soleil Sorge, che è per la Izzo una ragazza altamente lunatica.